La realtà del mondo è una creazione dello spirito umano. Così scrive Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere, pagina 1413. In questo passaggio Gramsci si sta esplicitamente riconnettendo ai fondamenti della filosofia idealistica, nella fattispecie ai fondamenti del grande neoidealismo di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile, e sta esplicitamente sostenendo che la realtà del mondo è una creazione dello spirito umano. Cosa intende dire Gramsci? Il pensatore sardo in qualche misura materializza il fondamento idealistico della filosofia di Benedetto Croce e dell'attualismo di Giovanni Gentile, ferme restando le differenze decisive tra questi due sistemi. L'idea idealistica secondo cui il mondo esiste come creazione dello spirito umano diventa nel materialismo storico di Gramsci o nella sua filosofia della praxis la tesi secondo cui il mondo è creazione dello spirito umano. Questa affermazione, questa metabolizzazione gramsciana dell'idealismo crociano e gentiliano sta a significare, io credo, essenzialmente due cose, peraltro reciprocamente connesse e innervate. In primo luogo il fatto che il mondo oggettivo esiste come prodotto della prassi umana, è un divenire, dice Gramsci, è l'esito di un porre soggettivo nella storia, ossia è l'esito di una materializzazione, di una oggettivazione della prassi che si determina storicamente nelle figure concrete del mondo storico, istituzioni, leggi, economia, giurisprudenza e quant'altro. Tutto ciò che esiste, esiste sempre come esito di un porre, come creazione dello spirito, come esito della prassi storicamente determinata. In seconda battuta, l'asserto di Gramsci, la sua metabolizzazione dell'idealismo crociano e gentiliano, per cui la realtà del mondo è una creazione dello spirito umano, sta a significare che in qualche misura il mondo oggettivo è sempre mediato dall'elemento soggettivo, che il mondo delle strutture, come dice Gramsci, è sempre mediato dal mondo delle superstrutture. Se dal punto di vista idealistico non v'è oggetto senza soggetto e non c'è oggetto e non c'è soggetto senza l'oggetto, dal punto di vista della filosofia della praxis di Gramsci non vi è struttura se non vi è superstruttura e non vi è superstruttura se non vi è struttura. Il mondo oggettivo e il mondo soggettivo sono tra loro reciprocamente mediati. Tutto ciò che esiste è sempre mediato dal pensiero soggettivo, è sempre mediato dall'elaborazione culturale, politica del pensiero, dalla coscienza storicamente determinata. Ed è su questa linea, come sappiamo, che si innesta la polemica insistita nei Quaderni contro le forme del materialismo volgare e del meccanicismo deterministico egemonico nel campo marxista. Da qui si può partire, io credo, secondo un tema ampiamente discusso, dalla critica e dalla Gramsci-Forschung, per mettere in luce la presenza nel testo dei Quaderni del carcere di tutta una nutrita serie di elementi idealistici da cui trapela chiaramente l'incidenza della filosofia idealistica di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile.